Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo della prevenzione dell'ictus secondo il chirurgo vascolare. Per farlo siamo in collegamento con il dottor Alberto Settembrini che lavora presso il Policlinico di Milano. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera a lei e grazie per questa opportunità. Grazie a lei dottore per essere qui. Quindi per iniziare il nostro argomento del giorno dottore, che cos'è l'arteria carotide e a che cosa serve? L'arteria carotide è una delle quattro arterie che porta sangue al cervello. Abbiamo due arterie carotidi nella parte anteriore e le due arterie vertebrali nella parte posteriore. L'arteria carotide nello specifico, come si vede in questa immagine, è una grossa arteria della parte anteriore del collo che poi si divide in arteria carotide interna e arteria carotide esterna, e l'arteria carotide interna è quella che porta precisamente il sangue nella parte anteriore e media del nostro cervello. Quindi è un'arteria fondamentale per la circolazione cerebrale ed è per questo che molto spesso viene correlata nella patologia dell'ictus, o meglio, più che correlata, coinvolta nella patologia dell'ictus. Anche se non sono la maggior parte degli ictus che sono di origine carotidea, quindi la patologia dell'arteria carotide non è fra le principali cause dell'ictus ischemico, però ha sicuramente un ruolo importante nel rischio e nello sviluppo di questa patologia. Anche in queste due immagini potete vedere l'arteria carotide comune nell'immagine in basso, circondata dalla fettuccia blu, e nell'immagine in alto l'arteria carotide esterna con la fettuccia gialla e l'arteria carotide interna è l'altra carotide che si vede. L'importanza dell'arteria carotide, come dicevo, appunto è di portare sangue a livello cerebrale perché, come sappiamo, l'ictus è dovuto a una carenza di sangue a livello del cervello. Si parla di ischemia cerebrale e di ictus quando il tessuto nervoso non riceve più il sangue in maniera corretta, ischemia cerebrale quando questa carenza di sangue può essere transitoria, l'ictus è quando invece la carenza di sangue porta a una vera e propria lesione cerebrale che si può manifestare con dei sintomi più o meno gravi. Dottore, nel caso in cui si verifichi una stenosi carotidea, questa può essere causa di un ictus cerebrale? Sì, nel senso che purtroppo, come dicevo prima, non sono la maggioranza dei casi di ictus che sono causati da una stenosi carotidea, ma sicuramente la stenosi carotidea può essere una delle cause dello sviluppo di un ictus. La stenosi carotidea è pericolosa perché, come si può immaginare, il progressivo restringimento, come si può vedere in questa immagine, il progressivo restringimento dell'arteria, che si può vedere nella figura B e C, può portare a un ridotto afflusso di sangue a livello cerebrale nella zona governata da quella carotide. Ma come si possono vedere anche nelle immagini D e E, il rischio è non solo che la stenosi, che la placca progredisca e causi un progressivo restringimento, ma anche che si possa staccare qualche piccolo pezzo da questa placca e andare a finire nelle arterie terminali. Questa è una bellissima immagine che cerco di far vedere spesso perché fa vedere come nella stessa arteria in tre punti diversi ha una malattia differente, quindi nella parte più prossimale l'arteria è quasi sana, pian piano si restringe fino ad arrivare alla vera e propria placca aterosclerotica che causa quindi un restringimento molto importante dell'arteria carotide. E il restringimento dell'arteria carotide maggiore è il rischio che possa essere causa di un problema a livello cerebrale, non solo di ictus ma anche di quegli eventi che si chiamano TIA, che sono delle ischemie transitorie che possono essere dovute appunto al peggioramento della stenosi o al fatto che si possa staccare qualche piccolo pezzo di placca aterosclerotica verso il cervello. Dottor Settembrini, quali sono i fattori di rischio e se è possibile fare prevenzione per questo problema? Sicuramente la prevenzione si può fare perché i fattori di rischio sono i fattori più comuni della patologia aterosclerotica, quindi l'ipertensione arteriosa, il diabete,
il fumo di sigaretta sono fra le cause principali dei processi aterosclerotici e quindi dei processi aterosclerotici a livello della carotide. La carotide, secondo diversi studi, va molto di pari passo anche con la patologia coronarica. Quindi chi ha una carotide malata può essere anche che abbia una coronaria, quindi un'arteria del cuore malata. Quindi la prevenzione assolutamente può essere fatta con il controllo di questi fattori di rischio, quindi con il controllo dell'ipertensione, della glicemia, il non fumare, ma anche col controllo del colesterolo, perché prima dimenticavo, anche la dislipidemia, l'ipercolesterolemia è un elemento fondamentale per lo sviluppo del processo aterosclerotico. Quindi una persona che ha una familiarità per questo tipo di patologia deve fare dei controlli già in giovane età, quindi verso i 35-40 anni. Ovviamente più avanti si va nel tempo, più controlli è necessario fare. Per quanto riguarda specificamente l'arteria carotide, un controllo importante può essere quello di una semplice ecografia, di un semplice ecocolor Doppler, come si può vedere in questa immagine, che è un esame a ultrasoni, quindi con nessuna invasività, che viene consigliato di solito attorno ai 55-60 anni nelle persone che non hanno specifici fattori di rischio, in particolare il fumo di sigaretta. Io ai miei pazienti grossi fumatori consiglio sempre di fare questi esami circa 5 anni prima di una persona normale. Questo è frutto un po' della letteratura, ma un po' anche dell'esperienza. E come avete visto, in quell'esame si può vedere che l'arteria carotide senza il flusso è una carteria sostanzialmente normale, in basso verso a destra, con un piccolo restringimento, ma che rientra quasi nella parafisiologia dei pazienti di una certa età, e nell'immagine in alto invece con il flusso del sangue evidenziato, che sostanzialmente fa vedere che dei veri e propri restringimenti significativi non ce ne sono. Questo è un paziente che, se visto in ambulatorio, viene consigliato di fare un controllo di solito a circa un anno e mezzo. Dottore, in caso di stenosi carotidea è sempre necessario operare oppure qualche volta non si opera? È necessario quando la stenosi carotidea raggiunge delle percentuali importanti. Di solito l'indicazione è sopra il 70% con un'accelerazione del flusso significativa nei pazienti asintomatici. Nei pazienti sintomatici, invece, la stenosi con un'indicazione chirurgica, un'indicazione a un trattamento, si riduce al 50%. Quando si parla di paziente asintomatico, paziente asintomatico è il paziente che viene a fare l'ecocolor Doppler di controllo perché magari ha una placca che sta seguendo nel tempo, o il paziente che fa l'esame perché ha una visita clinica, il bravo medico che l'ha visitato ha sentito un soffio carotideo, o il paziente che viene a fare un controllo perché ha una certa età e il suo medico curante gli consiglia di fare il controllo o perché ha dei fattori di rischio. Il paziente invece che giunge in pronto soccorso con, come si diceva prima, un'ischemia cerebrale, un attacco ischemico transitorio o un vero e proprio ictus, e facendo un esame ecocolor Doppler ci accorgiamo che ha una stenosi carotidea superiore al 50%, se riteniamo che l'ictus possa essere correlato a questo, allora ha indicazione essere operato. Altrimenti, se la stenosi è inferiore a queste percentuali che ho appena detto, soprattutto nel paziente asintomatico, solitamente cerchiamo di gestire la stenosi con una terapia medica, una terapia antiaggregante, la banale cardioaspirina, per intenderci, ma poi ci sono anche altri farmaci antiaggreganti, e altri farmaci invece per abbassare il colesterolo, come le statine o i fibrati, a seconda del paziente che abbiamo davanti. Per ogni paziente bisogna fare la terapia più corretta in quel determinato tempo. Dottore, in che cosa consiste l'intervento chirurgico? L'intervento chirurgico, abbiamo due scelte, abbiamo il trattamento chirurgico tradizionale o il trattamento chirurgico endovascolare.
Oggi il trattamento chirurgico tradizionale è ancora il trattamento principale e più eseguito per questo tipo di patologia. In questa immagine è sostanzialmente descritto rapidamente come funziona questo intervento, sia per l'arteria carotide, successivamente si evidenzia la placca che viene poi tagliata e rimossa dall'arteria, come potete vedere nelle prime quattro immagini in alto, e nelle immagini in basso si vede la carotide pulita dalla placca e l'inizio di sutura di un patch, cioè una toppa di un materiale biologico o comunque biocompatibile che viene inserito e anastomizzato proprio ago e filo, cucito alla carotide per tenerla poi un po' più larga, per ridurre il rischio che possa richiudersi nuovamente, che purtroppo è un rischio basso ma che esiste. È molto interessante anche questa immagine che è proprio fatta nel campo, dove voi potete vedere la carotide aperta con dentro la sua placca aterosclerotica che poi verrà rimossa e verrà suturata l'arteria carotide interna sull'arteria carotide comune. Mi faceva piacere far vedere anche a chi non è del mestiere com'è veramente una placca aterosclerotica, un po'. Mi passi il termine anche per spaventare le persone e quindi rendersi conto che la prevenzione in questo campo è fondamentale. Un po' perché comunque è giusto anche sapere a che cosa si va incontro. L'altro tipo di trattamento invece che abbiamo a disposizione è quello che potete vedere in questa immagine, che è il trattamento endovascolare. Questa è proprio un'immagine molto semplice, anche qui molto semplici. Sostanzialmente noi, come si mette lo stent nelle arterie coronarie, le famose stent coronarici, allo stesso modo lo stent può essere posizionato all'interno di un'arteria carotide. Come vedete, nelle prime due immagini c'è lo schema anche evidenziato, si mette un piccolo ombrellino che funge da filtro per evitare che i pezzi di carotide che si possono staccare durante la procedura vadano a finire nel cervello e poi si posiziona lo stent, che è quella maglia metallica che si vede nell'immagine, nella seconda immagine. Per tenere poi l'arteria completamente aperta. Come vedete, dalla prima immagine in basso a sinistra all'ultima immagine a destra è sempre la stessa arteria, ma da molto ristretta a un diametro normale. Quindi abbiamo visto come possono essere fatti gli interventi chirurgici di questo tipo. Il paziente che si è sottoposto quindi all'intervento, dopo l'intervento, dopo quanto tempo e se può continuare a fare una vita normale? Faccio una piccola premessa che nella domanda che mi aveva fatto prima sulla prevenzione mi sono dimenticato di dire che questo è un intervento preventivo, nel senso che noi interveniamo per cercare di prevenire lo sviluppo dell'ictus o di una patologia cerebrale di natura vascolare. Quindi non è che il paziente dopo l'intervento, faccio una battuta, ma che in ambulatorio a volte capita di sentirci dire, non è che il paziente diventa più intelligente. Il paziente rimane lo stesso paziente di prima, la persona è la stessa persona di prima, solo che non ha più il rischio di sviluppare un ictus. Quindi il paziente tornerà alla sua vita, alla medesima vita di prima, senza nessun problema. Dovrà solo seguire dei controlli che verranno prescritti, controlli ecografici, come abbiamo visto con l'eco color Doppler. E una terapia antiaggregante, questa sì, verrà continuamente consigliata, e come anche la terapia contro il colesterolo, perché il rischio è che si possa formare una nuova stenosi. Come dicevo prima, il rischio è molto basso, ma purtroppo è presente. Quindi il paziente torna alla sua vita di prima con le medicine che assumeva prima per quanto riguarda l'antiaggregante e l'ipocolesterolemizzante. Però non ha più il rischio di sviluppare l'ictus. Quindi sì, torna a una vita normale, ma alla sua vita di prima, non una vita diversa, né migliore né peggiore. Dottore, quindi concludiamo sottolineando quanto è importante la prevenzione. Assolutamente, io non mi stanco mai di dire ai miei pazienti, ai nostri pazienti che vengono in ambulatorio, che smettere di fumare, avere uno stile di vita corretto, chi è purtroppo ha la sfortuna di essere affetto da diabete, cercare di mantenerlo nei range più corretti possibile, quindi un'alimentazione corretta, un'attività fisica corretta, valori di pressione all'interno della normalità, sono elementi fondamentali. Le assicuro, non serve
tanto sacrificio, ma serve avere una vita più regolamentata possibile. Il paziente che si vuole bene, si controlla la pressione, prende le medicine che deve prendere, si controlla la glicemia, fa attività fisica e non fuma. Questo paziente, non dico che non abbia alcun rischio di sviluppare una patologia aterosclerotica a livello carotideo, come a livello coronarico, come a livello delle arterie e degli arti inferiori, ma sicuramente ha un rischio molto inferiore rispetto a una persona che non segue queste piccole regole. Dottor Settembrini, io la ringrazio per i preziosissimi consigli che lei ci ha dato oggi e la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi e spero di essere stato utile a tutti. Grazie. Grazie, dottore, sicuramente. E grazie a Buonasera. tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.